RTS Radio Torriglia Sound. Fanno volontariato per i gaslini e c'è Marta che si sta facendo fare una rosa da... Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, siamo a Busalla, la festa della rosa, e ci siamo fatti decorare le rose in testa dall'artista Gigio. Piacere, mi chiamo Gigio, già Luigi, ma il mio nome, il soprannome è Gigio, più facile. Lui è un socio e un volontario della band degli Orsi dei Gaslini. Voi date alloggio, aiutate le famiglie che devono portare i bimbi. Gaslini. Sì, noi, la nostra associazione è da un po' di anni che agisce, sono ora 20 anni che ci siamo. Siamo partiti come intrattenitori all'ospedale, poi pian piano ci siamo accorti che servono le famiglie hanno bisogno di più aiuto, e quindi pian piano ci siamo espansi, abbiamo iniziato a comprare degli appartamenti e li diamo a titolo gratuito alle famiglie. Poi abbiamo comprato un altro edificio ristrutturato e l'abbiamo fatto diventare un asilo, sempre per le famiglie, perché non sempre le famiglie si muovono da sole, oppure non è giusto spezzarle, e quindi abbiamo pensato, perché no, fare un asilo. Da lì ancora poi ci siamo accorti che non bastava quello, perché è vero che abbiamo degli appartamenti, ma diamo delle stanze, e poi ci sono, però sono un po' sparpagliate, vicine al Gaslini, ma sono un po' più sparpagliate. E cosa abbiamo deciso di provare a fare? Un ulteriore passo, cioè provare a radunare tutte queste esigenze in una struttura nuova, totalmente nuova. Noi la chiamiamo la casetta rossa, perché in realtà è una casa di legno rossa con dentro tanti mini appartamenti ai ultimi due piani, su tre piani, e il piano di sotto invece è una zona dedicata a tutte le famiglie, quindi open space, le famiglie possono cucinare, giocare, parlare tutte tra di loro e condividere le loro esperienze, tutto a fianco dei volontari. Quindi poi ci sono i volontari che vanno lì, li intrattengono e tengono compagnia, cercano di capire quali sono le esigenze, ci muoviamo per esempio su ricerca di indumenti piuttosto che cibo, tutto gratuito. Il nostro obiettivo non è, ovviamente, l'obiettivo è cercare di essere di aiuto, è più difficile, esatto, e finora ha sempre funzionato questa cosa. È bellissima questa iniziativa, anche perché il fatto di unione che c'è, di poter condividere, si parla tanto di automutuo aiuto, no? Sì. Cioè, la comunità in piccolo diventa effettivamente un supporto, una famiglia vive un disagio, esatto, e la problematica, delle speranze, preoccupazioni, è anche un bel modo per condividere, conoscersi e anche fare rete in qualche, esatto, modo. Esatto, perché l'obiettivo è proprio quello in realtà, perché quando dicevo che siamo partiti con degli appartamenti, noi per scelta avevamo per esempio deciso che nelle stanze non ci dovesse essere una televisione, o meglio, ce ne dovesse essere una in uno spazio comune, non nelle proprie stanze, perché l'idea era che in un momento difficile magari condividere, però ti dà speranza, e questo è stato tutto il nostro. Ok, quindi... Dici un po', per poter sostenere, se qualcuno vedrà il video, sì, come si può fare? Allora, noi abbiamo, c'è il nostro sito, quindi lì ci sono le informazioni, quindi chi volesse proprio diventare socio, okay, sostanzialmente può passare attraverso il sito, oppure può anche venire direttamente nella nostra casa rossa o in Tana degli Orsi, con un'altra sede. Dove si trova? Ah sì, scusate, glielo do per scontato. Tranquillo. E rimane vicino all'ospedale Gaslini, quindi a Sturla, sul mare. La casetta si vede perché è sulla strada principale, proprio sull'Aurelia, e si vede perché è di legno, tutta rossa, col vento spiovente. Lì ci siamo praticamente tutti i giorni, quando vogliono possono suonare, noi li accogliamo, facciamo vedere, altrimenti attraverso il sito un modo, o se nessuno vuole, non se la sentissero, perché l'esperienza è anche noi a volte lanciamo degli appelli, tipo delle richieste, abbiamo bisogno di indumenti piuttosto che, quello è un altro modo, oppure anche semplicemente se ci vedete in questi eventi, esatto, passate, ci venite a dire due cose e noi siamo sempre a disposizione. Non per forza serve chissà che cosa, anche sostenerci di presenza ci aiuta, ci dà lo stimolo. Tutto quello che abbiamo fatto è stato fatto così, cioè donazioni di privati,
piccole, grandi, non importa, perché tutto fa l'entusiasmo, fa, diciamo, esatto, esatto, questo è. Il sito si chiama? È www.labanddegliorsi.it. Ok, molto semplice. Magari andiamo, magari veniamo a trovarti, dai, certo, per qualche ripresa. Sì, sì. Siamo così. RTS Radio Torriglia Sound.